Ciao a tutti amici di Map. Con questo nuovo video vi mostreremo come risolvere una trave continua per un solaio con il programma FTool. Andiamo a selezionare il programma FTool e lo andiamo ad avviare. Vi mostrerò un esempio su cosa dovreste fare. Andiamo a inserire la keyboard mode e i nodi con le coordinate. Quindi coordinata 0,0, la prima coordinata della prima campata dopo 4 metri, la seconda dopo 9 metri perché parte sempre dall'origine, poi 10 e 60 per lo sbalzo e abbiamo creato l'altro nostro nodo. Poi uscendo dalla keyboard mode andiamo a selezionare le aste e ad unire i nostri nodi. Selezioniamo la freccia e selezioniamo i nodi. Adesso andiamo a definire i materiali. Nuovo materiale, chiamiamo CLS, Generic Zootropic ci va bene, Done. Poi andiamo ad applicare la sezione, nuova sezione, sezione T ad esempio. La mettiamo rettangolare, qualsiasi sezione. Basta che non ha l'inerzia nulla, ha dimensioni finite. Ed applichiamo a tutto. Poi vincoli. Selezioniamo i nodi, fissiamo X e Y, facciamo applica, stessa cosa, e stessa cosa. Andiamo a definire i carichi, che sono quelli che ci interessano. Andiamo a definire il primo Q1 fatto, e lo poniamo ad esempio a meno 15 kN. Selezioniamo l'asta, facciamo applica. Poi, sulla seconda asta, Q2, fatto. Lo facciamo a meno 21, facciamo applica. Sullo sbalzo creiamo un nuovo carico, Q3, facciamo di meno 7 kN e lo applichiamo. Ecco qui i nostri carichi sulla nostra trave. Adesso dobbiamo andare a salvare, lo chiamiamo solaio, diamo salva e andiamo a vedere il momento. Ah, mi dice che non è stato definito il materiale. Forse siamo sbagliati. Ecco, vedete, bisogna sempre impostarlo. Andiamo a vedere, eccolo qui. Questo è il nostro diagramma del momento. Questo diagramma del momento ci servirà poi in seguito per andare ad armare la nostra trave, i nostri travetti all'interno del solaio. Quindi ci servirà per lavorare su AutoCAD. FTool ci permette di esportare questo diagramma in AutoCAD. Come? Clicchiamo su File, Export Screen, DXF. Lo chiamerà solaio, voi dovreste mettere DXF, punto DXF, e fate salva. Adesso, sul nostro desktop c'è un file, eccolo qui, DXF, chiama solaio, doppio clic e si avvierà AutoCAD. E in questo modo avrete questo diagramma su AutoCAD. Se questo video vi è stato utile e volete altri video, cliccate su mi piace e iscrivetevi al nostro canale.